Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Voglio farlo molto molto breve. Sono appena tornato dal cinema, ho visto un film che non dovevo neanche vedere al cinema, non mi ispirava, non mi diceva niente di che, l'ho visto grazie alla promozione. Redemption, Identità nascoste, sì, del 2013, per la regia di Steven Knight. Steven Knight dirige e scrive questo film. Chi è Steven Knight? Conosciuto soprattutto per essere il creatore del format televisivo Chi vuole essere milionario. Ha diretto, anzi scritto, La promessa dell'assassino David Cronenberg, e ha diretto e anche scritto il film che è stato presentato ora a Venezia, Locke, quello con Tom Hardy. Com'è questo Redemption? Allora, c'è da dire che il trailer già non mi ispirava tanto, perché a me la sola presenza di Jason Statham mi lascia veramente col dubbio, perché tutti i film che ho visto negli ultimi anni con Jason Statham sono tutti gli stessi. Lui che è uno che ha avuto un passato magari da militare, quindi poi torna nella vita di tutti i giorni, magari è uno che ha avuto un passato burrascoso, e poi lui si è fatto dei nemici, e quindi è lui contro tutti. Lui riesce sempre a vingere su tutti, e queste sono le storie dei film di Jason Statham, tranne le poche eccezioni come i due Crank e Crank 8 Voltage. Posso anche dirveli i film che ha fatto negli ultimi anni: Safe, che è quasi così, Blitz pure, Professione Assassino, ma così così, Mercenari non li contiamo, 13 Se Perdi Muori, che è orribile, Transporter, Death Race, questi sono, La Rapina Perfetta, poi basta, cioè sono tanti altri, ne ha fatti veramente tanti, gli ultimi anni soprattutto ne ha fatti veramente tanti, cioè ogni anno ci sono tre film, sì, ogni anno, quindi non mi ispirava, perché alla fine la trama dei film di Statham è sempre la stessa. Però ho detto, vabbè, c'è il regista c'è lo sceneggiatore della Professione dell'Assassino, vediamo se il film può essere, diciamo, diverso dagli altri. E lo è. Mi è sembrato un film interessante, non mi è dispiaciuto, non è perfetto assolutamente, però mi è sembrato veramente scritto bene. Funziona la sceneggiatura più che la regia è normalissima, niente eccezionale, però è una regia che comunque funziona. Niente di che, una regia molto semplice, lineare, con alcuni inserimenti molto fulminei di flashback che non vanno mai a esagerare o ad allungare troppo, appunto, la durata del film, cioè sono piccoli flashback che ci stanno, alla fine funzionano e non me ne lamento. Va benissimo, la scrittura del film, sì, mi ha lasciato un pochino perplesso, perché in alcune circostanze sembra che scorra liscia. Poi c'è una parte, ma la parte finale di film, l'ultima mezz'ora, ma non mi ricordo neanche quanto dura, 100 minuti, ma mi sono sembrati molto molto di più. C'è l'ultima parte di film, l'ultima mezz'ora, 25 minuti, che ti sembra quasi che il film possa finire da un momento all'altro. Non c'è quella cosa che tu capisci che il film si sta avvicinando alla conclusione, tu capisci che, cioè, il film ti fa capire che finisce, che potrebbe finire da un momento all'altro il film, cioè perché ha talmente tante cose che secondo me sono molto allungate, solo per allungare il brodo, per aumentare la durata del film, potevano anche non starci. Secondo me questo è l'errore massimo della sceneggiatura, che secondo me crea tanti finali, cioè non finali nel senso di molte interpretazioni, crea appunto tanti, cioè poteva finire in qualsiasi momento. Praticamente la trama purtroppo è quella, sempre la stessa, però la cosa che funziona di più rispetto a tutti gli altri film di Statham e roba varia è che secondo me c'è più cura nella scrittura, si vede che c'è più cura nello scrivere, nel dirigere, nel non girare soltanto scene d'azione e basta. Anzi, questo film ha veramente pochissime scene d'azione, per quanto scene d'azione le possiamo chiamare, sono veramente poche, ma queste poche che ci sono non sono paragonabile a quelli che abbiamo visto negli altri film. È un film fatto molto di dialoghi, di silenzi, di sguardi. Non pensavo che un film del genere potesse essere così. Ed è un film anche molto divertente, cioè, in alcune circostanze è anche divertente, fa fare qualche risata. Il personaggio di Statham funziona, secondo me, qui. Lui è molto monoespressivo per quanto riguarda, ha avuto le sue interpretazioni nel corso degli anni, però qui, cioè, a me non dispiace alla fine come attore, però quando c'è lui come protagonista i film sono tutti gli stessi. Qui come protagonista lui, però, secondo me non mi dispiace tanto, alla fine funziona come personaggio, niente eccezionale, no? Giusto, però alla fine non mi è dispiaciuto, perché comunque per la prima volta sorride.
ma è incredibile che ci sono stata messo a ridere in un suo film. C'è questa attrice che si chiama Agatha Buzek, che non la conosco, che è quella che interpreta la protagonista femminile del film, che mi ha convinto veramente tanto, molto brava nella sua innocenza, comunque di, non è una grandissima interpretazione, mi è piaciuta comunque. Se la ritrovassi in altri film la guarderei, perché mi ha convinto questa attrice. Quindi niente, non sembra debba dire altro, ci ho detto veramente poco alla fine, però il film non sembra diretto male, sembra diretto con una cura particolare, scritto bene, però secondo me nell'ultima parte di film si alterna troppo con i generi. Il film è un drammatico, non è un film d'azione come vogliono farti spacciare nel thriller, nel trailer. È un drammatico barra azione barra thriller, se proprio dobbiamo insistere. È un misto, molto misto, però molto più sul drammatico, quasi sul film d'autore, molto lento, molto parlato, con molto dialogo. Questo è il genere. Per la scrittura, comunque, lasciando stare la parte finale, secondo me funziona. Il film, anche le interpretazioni funzionano. Certo, alcune cose sono un pochino assurde, come comportamenti che c'è stata all'inizio del film, anzi, la fortuna che c'è stata di fare quelle determinate cose all'inizio del film. Niente, se lo trovate in sala, magari a un prezzo più ridotto, magari lo guardate, perché io vi consiglio di vederlo, perché comunque è un film interessante, lento, un film abbastanza lento, non mi aspettavo che fosse così lento, c'è qualche risata, ci sono qualche sequenza d'azione, ma niente di che. Queste sono poche parole di questo film, se qualcuno di voi l'ha visto me lo faccia sapere qua sotto cosa ne pensa, e niente, noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.